siete bellissimi. Allora, signore e signori, ragazzo, prima di cominciare il pomeriggio, quello vero e proprio, che poi ci sarà una cosa. Facciamo una piccola azione di Lorenzo Amadasi che si chiama Vasi Stars, che dura pochi secondi e poi cominciamo. Voce! Tieni vicino il microfono. Voce! Ma sì, ho capito, ma quelli che si sentono. La panza. Quelli che ci sentono mi dicono. Dov'è? Dove vado? 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 Dove vado? Dove vado? Dov'è? Dove vado? Dove vado? Dove vado? Qui. Paolo Colagrande, un applauso, grazie, sempre di quelli spontanei, grazie. Leggerà. Senza titolo. No, fa niente. Fa niente perché un qualche mese fa Afro mi telefona e mi invita qui. Mi dice però devi leggere qualcosa, un 5-6 minuti, e devi proporre un titolo. E io l'ho chiamato ieri l'altro e ho detto guarda mi spiace, sono dimenticato e gli ho detto fa niente. E qui è il titolo appunto. E invece io parlerò d'amore, che potrebbe essere il titolo, d'amore e poesie d'amore. Bukowski, per esempio, diceva che per essere scrittori bisogna, uno, aver piollato tantissimo, nel senso di numero di volte e anche della varietà del partner. Due, bere molta birra o comunque delle bevande alcoliche. Tre, andare almeno due volte alla settimana al corso dei cavalli e ogni tanto vincere. Quattro, non fare ginnastica, intesi in senso tradizionale, che anche il piollare in un certo senso una ginnastica, ma Bukowski si riferiva all'esercizio puro fisico, non sessuale. 5. Alzarsi tutte le mattine alle 11. Meglio mezzogiorno, ma alle 11 può già andare. 6. Non pagare mai i debiti. Cioè farsi mandare le raccomandate e poi magari aspettare ancora finché ti vengono a prendere il tinello. 7. Scrivere delle poesie d'amore passabili. 8. Ascoltare Brahms e Bach. Allora, primo, io piollare ho sempre piollato poco, purtroppo. Secondo, faccio fatica a reggere l'alcol. Anche la roba leggera, tipo la birra americana di Bukowski o l'amabile Reggiano di Ludovico Ariosto. Terzo, io va a finire che di ginnastica ne faccio fin troppa per via della squadra master di atletica leggera con Baldos, Maslar, Bertoni, detto la Berta, eccetera, eccetera, che non posso abbandonarli di punto in bianco per basse ragioni letterarie. Alzarmi la mattina tardi non si riesce per via della gestione familiare, tipo accompagnare il bambino Ale all'asilo, che l'Emilia deve essere a casa al Pusterlengo alle 8. Le cose dei cavalli non sono mai andato. So neanche se ci sono i cavalli qui, nel generoso borgo, figuriamoci le corse. Con le poesie d'amore poi non mi metto neanche dietro, che 99 su 100 verrebbero fuori delle pataccate imbarazzanti. Cioè, le poesie d'amore sono poesie molto tecnicistiche, da poeti specializzati. Se per esempio leggi Keats, vengono fuori delle cose come dolce voce, dolci labbra, morbida mano e morbido più il seno, caldo respiro, lieve bisbiglio, teneri semitoni, occhi lucenti. Oppure magari prendi Prévert, che è un genere tecnicistico francese un po' più difficile, con quella poesia d'amore dei tre fiammiferi nella notte. Uno per vederti il viso, uno gli occhi, uno la bocca e tutto il buio intorno per ricordarmi tutte queste cose mentre ti stringo fra le mie braccia. Che a pensarci, letto Prévert, c'è poco da fare. Le poesie d'amore stanno bene in francese, che è una lingua piena di tildi, cediglie, pipette, consonanti, mucose, gutturali, vocali nasali a bocca larga, e dopo delle poesie così sarebbe meglio lasciar stare con l'amore.
A me, tra l'altro, capita abbastanza spesso di leggere delle poesie d'amore del giorno d'oggi. Il giornale di Golena, tutti gli anni per San Valentino, fa un concorso di poesie d'amore col premio per il vincitore consistente in targa d'argento e cestino enogastronomico. Una volta ce n'era una bellissima, intitolata Fine di un amore, che secondo me era sprecata per un concorso di giornale golenale. Fine di un amore, di Mutti Aramis. Lasciarti ti volevo, lasciarmi ti lasciavo, lasciata ti avrei, poi t'ha rubata lui. Figa che fodera che ci ho avuto. Beh, altro che cestino enogastronomico e targa, la poesia di Mutti Aramis, 10 spanne sopra le altre, invece la commissione ne ha premiata una dove insieme all'amore c'è l'anima, tipo il colore dell'anima, la musica dell'anima, i canti dell'anima, i fremiti dell'anima, forse anche i paesaggi dell'anima, e quella di Mutti Aramis l'hanno esclusa dal novero delle poesie in concorso, misteri delle commissioni giornalistiche letterarie. A dire la verità, c'era uno scrittore che aveva appiolato abbastanza in una realtà storica che va dalla casa di appuntamenti statali al miracolo economico, allo statuto dei lavoratori, fino alla telefonia mobile esclusa. Tirava giù anche dei bei pistoni di rosso, giocava alla briscola con delle 1000 lire e ogni tanto vinceva, che la briscola è un fenomeno sociale che funziona un po' come le corse americane dei cavalli, però con un più alto tasso di litigiosità. Non pagava i debiti, scriveva poesie bellissime, d'amore, tipo «Allora tu, trotti leggera, io, galoppo focoso». Lui sì che c'aveva tutti i crismi da scrittore. Però a differenza di Bukowski, che nel culmine della maturità letteraria girava con una BMW, Vegezzi, si chiamava così quello scrittore, nel culmine della maturità letteraria è stato investito da un Alfa Romeo guidato da un'avvocatessa di destra ed è morto. Aveva composto anche una poesia sulla fuga delle campagne che diceva 130.000 di merda e il bergamino lascia la stalla per 70. Includerei fra i poeti d'amore, per non trascurare nessuno, anche l'epigrammista autoriparatore Toni Calegari. I miracoli gli affani sante, i don sei samidand. Che in lingua emiliana nord-occidentale significa i miracoli li fanno i santi e le donne senza mutande. L'esistenzialista Ivano Prosperi, detto virgola, controllore SNAM, l'ultima. Vivere è come l'ultima del pacchetto, quando sono chiusi i tabaccai. E anche Fedele Rapisarda, detto Salida, maratoneta dilettante che compone liriche d'amore, anche se non è l'amore per una donna, ma l'amore per la corsa. Respiro. Respiro. Piedi, cuore, braccia e polmoni, bocca, naso e denti, respiro, poi respiro, anche con gli occhi e le orecchie e i capelli, respiro, alla fine, che non ce n'è più, respiro anche col culo, respiro delle volte. Il tema dell'amore per la corsa non è esplicito, sono versi da interpretare, o respirare, per esempio, è una metafora del vivere, il correre è una metafora della fuga, il respirare col culo è una metafora della sopravvivenza estrema. Leggerle così, a mente, sul foglio, non rendono queste poesie. Sono versi destinati alla performance rapsodica davanti a un pubblico già un po' navigato, di nicchia. Era giusto dirlo, che sennò il lettore si fa delle aspettative sbagliate. Quindi, grazie.